La grande attesa per un nuovo esordio. L'immarcescibile Zeman, 76 anni, il prossimo 12 maggio comincia la sua terza esperienza sulla panchina biancazzurra. I motivi di interesse sono tanti dal punto di vista mediatico. Il primo effetto è stato già dirompente. Ora il campo ci vorrà tempo. Il boemo non ha la bacchetta magica, ma carisma e capacità di insegnare possono dare da subito una spinta notevole. C'è parecchia curiosità. Intanto pochi giorni per inquadrare già un aspetto importante. Per me il problema di giocare più da squadra. Loro sono ragazzi che hanno talento, ma ognuno di loro vuole fare da solo, e da solo non ci si arriva mai. Io spero di spiegarci, di gioco insieme, di collaborare sia in fase offensiva che difensiva. Come è normale che sia, sull'11 che affronterà in casa la Juve Stabia, Zeman non ha dato indicazioni né vantaggi, limitandosi a dire: il discorso di formazione io la faccio anche se non vorrei cambiare tanto rispetto a prima, anche perché devo valutare ancora le capacità caratteristiche dei giocatori. Insomma, tutto nella norma. Il boemo vede bene Raffià non solo nel ruolo di mezzala ma anche in quello di play. Nell'immediato però verosimile il rilancio di Luca Palmiero. Davanti altri dubbi. Proviamo ad ipotizzare lo schieramento. Fuori Pellacani, Gozzi, Kraia e Giabua. 4-3-3, Plizzari tre pali, in difesa Cancellotti, Brosco, Ingrosso e Milani. A centrocampo Aloi, Palmiero e Mora. Davanti il tridente Merola, Lescano, Cuppone, oppure Cuppone riferimento centrale e Delle Monache a sinistra. Juve Stabia in piena crisi, appena 5 punti nelle ultime 9 gare, un successo, 2 pareggi e ben 6 KO, di cui 4 con Pochisci, sostituto di Leo Colucci, che ha rassegnato le dimissioni dopo la vittoria di Viterbo, l'unica del nuovo anno, lo scorso 29 gennaio. L'ex allenatore della Ternana si gioca la panchina, un solo punto in 5 partite. Indisponibili Dell'Orfanello, l'ex Mignanelli, Anelli, Guarracino e Picardi. Probabile sistema di gioco 3-5-1-1, Barosi tre pali, in difesa Cinaglia, Altobelli e Caldore, sulle fasce Maggioni e Ricci, in cabina di regia l'ex Luca Berardocco, cresciuto nel vivaio del Delfino, mezzali Scaccabarozzi e Gerbo, tra le linee Silipo, alle spalle di Pandolfi, il tecnico Sandro Pochisci. Non è un allenatore nuovo, è l'allenatore, che è una cosa diversa. Non è l'allenatore nuovo, è l'allenatore per quella piazza, perché ha fatto una storia, perché quando vedono Zeman è come quando si va a Foggia e si vede Padre Pio, e Zeman è questo per i pescaresi, quindi è normale che se c'è pure un giocatore che sta giù di morale, è normale, vedono il profeta e il profeta li porta dove loro tutti si aspettano, ma io non posso stare a pensare alla grandezza di questo allenatore, io devo stare a pensare a casa mia, noi dobbiamo andare lì e siamo la Juve Stabia, dobbiamo capire questo, che c'è una storia, c'è una tifoseria importante che ci seguiranno e i ragazzi devono cominciare a avere la responsabilità di tirare fuori gli attributi. Infine uno sguardo ai precedenti. Nelle immagini, 25 agosto 1999, Coppa Italia, Cinquina Pescara, doppiette di Giovanni Pisano e Vincenzo Palumbo, gol di Ricky Massara. Per i campani le reti dell'Avezzanese, ex L'Aquila e Teramo, Davide Di Nicola. All'Aragona di Vasto, campo neutro, 23 novembre 2008, Serie C, biancazzurri di Galderisi si impongono 3-1. Primi gol con la maglia del Delfino dell'Uzbeko Zeitulaev, tris di Cardinale, con l'evidente complicità del portiere stabiese della Corte. Per gli ospiti, ad un minuto dall'epilogo, Bianculino su calcio di rigore. 6 marzo 2012, Serie B, altra vittoria. Finisce 2-0 dagli 11 metri, la sblocca Ciro Immobile. A 5 dal termine, in contropiede, la chiude Mussacone. Era il primo meraviglioso Pescara di Zeman. Sempre in B, 24 agosto 2013, prima giornata di campionato, i biancazzurri di Pasquale e Marino prevalgono nettamente, doppietta di Riccardo Maniero perfettamente assistito da Balzano, nel finale spunto di Brugman e 3-0 finale. L'ultimo precedente, 20 giugno 2020, ripresa post lockdown, altra perentoria affermazione, finisce 3-0, marcatori Pucciarelli, Zappa e Crecco, per la Juve Stabia Elia.